La cosa di cui ha più fiero di questi ultimi Dunque, io 5 anni. come parlerei dell'ultima serie dei miei mandati, perché Certo. il discorso inizia dall'80 con un'interruzione di 4 anni, dopodiché ci sono questi due mandati ultimi. Io ho un ricordo generale di Cupra Marittima e le cose urgenti da fare erano tantissime. Prima di tutto la situazione della rete fognante e del depuratore che all'epoca mancavano. Noi, mi ricordo che il mese di agosto avevamo il mare non balneabile, quindi il primo impegno è stato quello, impianto di fognatura e depurazione. E infatti con questo impegno, con questa realizzazione, poi abbiamo avuto una serie di bandiere blu quasi ininterrotte per 11 anni di seguito. Le difese della nostra costa, perché noi, per esempio, per chi conosce Cupra Marittima, il centro di Cupra rimaneva staccato dall'ultimo albergo dell'Oasi, perché il mare d'inverno portava via la strada di accesso, quindi a primavera bisognava ricostruire ogni volta la strada per raggiungere l'Oasi. Quindi allora difese a mare, anche lì siamo riusciti a prendere dei finanziamenti abbastanza consistenti, che hanno eliminato questo fenomeno, ridotto il fenomeno dell'erosione, e soprattutto trasformato la spiaggia di Cupra, che era principalmente ghiaiosa, in una spiaggia con sabbia, quindi vivibile e confortevole. Quindi lo sforzo è stato sempre quello di dare a Cupra Marittima le strutture essenziali, forse rinunciando un po' a quello che è l'aspetto dell'ornato di Cupra Marittima, perché ho sempre ritenuto che fosse indispensabile prima agire in profondità per risolvere i problemi quelli reali, veri, più che l'aspetto estetico. Per cui ora chi subentrerà avrà da fare questo: le strutture essenziali ci sono e bisogna cercare di abbellire completamente. Per la verità noi abbiamo iniziato, e quindi prima della scadenza del mandato io mi auguro di poter tagliare il nastro per la nuova piazza Possendi e per il nuovo collegamento dalla piazza Possendi al lungomare. Pensavo di fare qualcosa di più, ma almeno spero di poter posare la prima pietra per la realizzazione del nuovo polo scolastico. Quindi se, diciamo, auspichiamo che venga fatta, che venga posta questa prima pietra, altrimenti sarebbe il suo Sì, rimpianto. sarebbe il mio rimpianto, probabilmente il rimpianto anche di Cupra Marittima, perché io ho vissuto il periodo in cui a Cupra Marittima non c'erano scuole medie. Quando andavo a scuola io dovevo andare a Grottammare. Quindi non avere le scuole nel proprio paese non è uno svantaggio da poco. E siccome io penso che con la restrizione delle sedi scolastiche che è in atto, Cupra Marittima con il polo scolastico, oltre a garantire ai cuprensi la continuità della scuola dalla materna alle elementari, medie e superiori, può essere un punto di riferimento per i paesi limitrofi, perché purtroppo, non per come se lo voglio augurare, ma le sedi scolastiche con 2 o 3 classi andranno a scomparire. Allora i paesi che ruotano intorno a Cupra Marittima dovrebbero partire per fermo o tornare a San Benedetto, mentre invece Cupra potrebbe essere un punto centrale per mitigare le difficoltà dei paesi che vedranno i loro plessi scolastici chiudere.